E ciao a tutti ragazzi, qui XBilly, ben ritrovati nel mio canale. In questo nuovo video ci siamo qui ritornati all'interno della nostra agenzia qui delle obbligazioni. Non mi ricordo come diavolo si chiama, agenzia dei criminali, basta. Insomma, l'agenzia dove pigliamo le taglie e li sbattiamo dentro la nostra mini prigione. Signori, oggi siamo qui ritornati per arrestare, per cacciare delle nuove taglie. E come sempre faremo una taglia classica di quelle blande e una taglia di quelle importanti. Finché abbiamo taglie nuove, noi le affrontiamo. Ma come sempre, prima di cominciare, io vi invito a lasciare un bel like per supportare meglio il canale. Commentate, condividete ed iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti. Intanto, signori, abbiamo 88.000 dollari nella cassaforte. Voglio vedere quant'è il massimo che possiamo tenere all'interno della cassaforte. Ma ovviamente, prima proseguiamo con l'arresto di qualche brutto cristiano qua. Abbiamo oggi Hunter Duggan, Markel Green, Sabrina Gray e Brock Thompson da 121. Quello cattivo. Signori, io direi di partire con Markel Green. È quello più costoso, quello che ha più valore, 40.000 dollari. Arrestiamo lui. Le ultime notizie lo davano al sicuro in prigione dopo aver investito un'intera festa di compleanno. Immagina la mia sorpresa quando è spuntato dal database. Ho quasi sputato la sprank. Bene signori, andiamo. Ok, perfetto, Jeanette ci chiama. Noi abbiamo staccato la telefonata così e andiamo a prenderci il nostro carissimo Markel. Raggiungi il luogo dell'incidente. Ah, quindi è proprio in diretta, eh. È appena successo l'incidente. Io credevo fosse successo tempo addietro, invece no, è appena successo. Davvero interessante allora. A 10 km da qui sta. Cavacca però. Ecco, penso che questa sia la missione in assoluto più fastidiosa che mi sia capitata al momento per quanto riguarda distanze da percorrere. 10 km, regà. Che è successo? Così debotto. Vabbè. E rieccoci qua signori dopo l'incredibile crash in vabbè, non ho capito. Mi sa che il gioco mi ha sentito lamentare, boh, qualcosa del genere. Attenti che Jeanette abbia finito la presentazione. Non ho bisogno, ve l'ha già presentato. Spero solo che non sia a 10 km, vi giuro. Semmai che magari, l'hanno spostato, sai com'è, dato che si è resettato qua. Cogazzo. E vabbè signori, si riparte, che dobbiamo fare? Ed eccoci qua signori, sul luogo dell'incidente. Madonna mia, che roba è? Intego sulle tracce di sangue che portano all'autobus penitenziario. Ah, dall'autobus penitenziario. Esamina i vestiti sporchi di sangue. Che devo fare? Esamina sti vestiti. Mamma mia, raga, vi giuro, 300.000 chilometri. Ma una roba, guarda, che altro che 40.000 dollari. Me ne dovevano dare 300.000. Che devo fare? Cosa mi sta... Ah, qua. Segui le tracce di sangue, bene. Però vorrei anche vedere un attimino il luogo dell'incidente. Così, tanto per vedere com'è composto. Vedi, c'è un camion qua. C'è gente scappata dalla prigione. Qua ci sta il furgone bello ribaltato. Un blitz praticamente. Allora, devo trovarlo prima che si faccia buio più che altro. Qua c'è un altro morto. Le tracce di sangue sono terminate. Cerca il bersaglio nell'area circostante. Ok, quindi in quest'area. Piccolina, mi dicono. Torditore alla mano. E vediamo un po' dove possa essere. Perché... non è piccola l'area qui, eh? È grande. Secondo me si può trovare tranquillamente lì dove ci sta il furgone o comunque questa specie di deposito tronchi, quella che diamine sia sta roba. Madonna! Raga, che c'avevo ragione, c'avevo. Ho avuto ragione senza saperlo, raga. Cioè, sono andato qua io ad intuito e mi sono veramente trovato ciò che cercavo davanti. Tutti morti? Vedi, quelli che sparano sì. Ora devo solo beccare lui. Muori tu. Storditore alla mano. Dove stai? Ehi, preso. Fermati. Vieni qua. Mica scappi, eh. Bravissimo. E mo altri 10 km all'andata. Ce li facciamo insieme. Almeno non sto da solo. Sto accompagnato, guarda. Porca vacca. 10 km, madonna. 10:45 per l'esattezza. Vabbè. Signori, ci rivediamo a destinazione. Signori, finalmente ci siamo. 800 metri all'arrivo. Posso dire mai più o sempre brutto? Mai più. Cioè, raga, allucinante. 20 km andata e ritorno per la missione che è durata tipo un minuto. Cioè, ad arrestare il tizio ci ho messo letteralmente un minuto. Perché erano quattro gatti messi là a cerchio. In più,
Era pure facile da trovare. Sono sicuro, regà, vi giuro. Cioè, quanto ci ho messo per fare sta 21 minuti. Io sono sicuro che ci metterò di meno per fare quella là da 121.000 dollari. Quanto vi scommettete? Guarda, ne sono proprio sicuro, convinto, eh. A fare quell'altra missione ci metterò 20 minuti, scassi. E adesso vediamo se ho ragione, perché andiamo subito a recuperare il nostro bersaglio d'onore del giorno. Brock Thompson, 121.000. Questo è un ex peso massimo, addirittura accusato di omicidio di secondo grado. Ai suoi tempi era una leggenda, adesso consegna steroidi scaduti in città. Ha una muscolatura mostruosa, è normale che non l'abbiano ancora catturato. Te la caverai. Ma sì, io ho voglia. Con lo storditore ce la caviamo su di tutti. Cioè, vabbè, tutti i bicipiti che vuoi, ma... contro lo storditore poco puoi farci, eh. Vediamo. Alto profilo Thompson. Dove sta, ammo, questo? Brock Thompson dovrebbe essere insieme al convoglio. Insieme a un convoglio. Aspetta. Così potremmo rintracciarlo. Ah, ok, già devo andare a vedere qua. Quindi dobbiamo fare un effetto sorpresa qui. Surprise, surprise. E vediamo un po', raga. Allora, già il fatto che non devo farmi 10 km per me è tanta roba. Distruggi i disturbatori per trovare il convoglio. Un disturbatore dove sta? Ah, vabbè, da qui è tipo un approccio un po' più secondario. Va bene, me la collo comunque, eh. 3, 2, 1, let's go. Perfetto. Il distributore di frequenza è stato distrutto. C'è un punto interrogativo già. Mamma mia, per poco non sono caduto nell'acqua alta. E adesso devo distruggere pure l'altro. Che si trova? Andiamo a trovarlo. Di sicuro si trova nel raggio di 10 km. Comunque non c'è molto traffico in giro per Los Santos, eh. Meglio, camminiamo più liberi. Che poi il punto di domanda è tipo al mare, una roba del genere. Quindi vuoi vedere che sto tizio si trova tipo su uno yacht a fanculo? Ma tu hai l'agganciatore Emp. Potresti usarlo per fermare il convoglio. Ce l'ho? Beh, non lo so, nel dubbio. Io, regà, voglio distruggere solo ed esclusivamente qua. Una granatina tattica, regà. Eh sì, granatina tattica. E ce ne andiamo via. Dovrebbe saltare in aria. Perfetto. Ah, vedi, è quel punto interrogativo là. Che diavolo è? Possiamo procedere in paio di modi. Ok, puoi trovare un punto tranquillo con una buona visione per preparare un'imboscata. Ma raga, vorrei andare un attimino a vedere cos'è quel punto di domanda là. Raggiungi il punto di intercettazione del convoglio. Ah, ok, lì quindi devo arrivare. Quanto è lontano sto convoglio, raga? Curiosità mia. Non ho molto tempo. Mi sa che devo abbandonare la missione di raggiungere il punto di domanda, a meno che io non possa farlo dopo, perché corre davvero tanto ed è molto vicino. Quindi meglio che io mi vada già a posizionare sul punto di incontro. Non ce l'ho il tempo materiale per andare al punto di interrogativo. Chissà che diavolo era intanto quel punto lì. Spero di poterci andare dopo. Allora, sono arrivato, eh. Devo usare... questo qui? Lo sapevo. Mo lo metto di traverso. Quasi come nella missione della storia, eh. Uguale, preciso. Ma parte il pounder. Ok, meno male. Minchia, stava arrivando quello. Teniamo una bella imposcatina, signori. Cavolo, ferma il veicolo del bersaglio, danneggialo bloccando il tragitto. Però devo pure danneggiarlo un bel po'. Aspetta, l'amp mi ha detto, no? E dove ce l'ho? Boh, regà, non lo trovo. E quello è il problema. Non so dove diavolo sia. Aspetta. A che sta bloccato? Ok, ho ucciso il guidatore, bene. E adesso? Apri le porte posteriori del mull. Così a mano? O sparandogli? Ah, oh mio Dio! Oh fuck! Raga, non me l'aspettavo. Il bersaglio indossa un'armatura balistica, infligge danni abbastanza. Porca trota. Non me l'aspettavo sto bastardello, eh. Dove sta? Che maledetto infame. Smirato però sei, compa. Mirato. Non me spara proprio. Però occhio che arrivano gli altri. E mi sa che sono più pericolosi gli altri che lui. Elimina le guardie del corpo, ok. Ma Brooks si è arreso? Eh sì. Regà, immaginavo peggio. Sarò sincero. Immaginavo molto molto peggio. Già che l'ho visto con l'armatura, ho detto, e mo qua questo qui mi romperà proprio in 300 modi diversi. Invece guardalo qui che è tranquillo. Si è rannicchiato, raga. Premi per fare che? Per prendere il testosterone bullshit. E l'ho preso. Ah, raga, non funziona. Lo sto premendo ma non funziona. Boh, vabbè. Catturiamo il bersaglio e portiamocelo a casa, dai. Sto deficiente col balistico qua. Che personaggio. L'abbiamo sfogliato? Così? Non ce lo potevamo portare con tutta l'armatura? Un chilometro. Il punto di domanda non lo posso più raggiungere, raga. Che vi dicevo? Ci ho messo letteralmente meno a fare quella complessa che quella semplice. Cioè, a fare questa ci ho messo 10 minuti. E per l'altra invece ce ne ho messi 20 di minuti. Il doppio. Solo perché hanno deciso di mettermelo a
300.000 km di distanza. E let's go, signori, si porta a casa il nostro Brook Thompson. Buttiamolo in galera ora e siamo tutti belli tranquilli. Ovviamente non abbiamo guadagnato soldi extra perché indovina un po'. Non abbiamo trovato nulla di interessante. Secondo me si trovava là al punto di domanda, ma non ci siamo arrivati. Perfetto, signori. Che dire, Brooke, rimani lì. Detto ciò, io direi che per questo video possa essere tutto. Oggi abbiamo catturato Brooke Thompson. Devo dire che è stata molto semplice la missione. Molto carino, molto bello il plot twist del fatto che lui fosse con l'attrezzatura balistica. Un po' meno il plot twist del crash di connessione quel tizio a 10 km di distanza. Ma io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportarmi il canale. Commentate, condividete, iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti. Se avete voglia seguitemi su Instagram e TikTok. E noi ci rivediamo con un prossimo video. Woo!